Buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 25 maggio 2020. Sono le 15:05, quindi siamo perfettamente in orario. Il mio nome è Francesco Saverio Teruzzi e sono qui insieme a Clara Pogliani, che curerà la regia, in rappresentanza del team orientamento di Accademia Unidee Biella. Tra poco avrà inizio il talk Internet è sostenibile? Che sarà moderato dal coordinatore accademico di Accademia Unidee, Michele Cerruti Butt, e che vedrà la partecipazione di Aria Spinelli, Marco Liberatore e Vincenzo Estremo. Però prima del talk, permettetemi una breve presentazione di Accademia Unidee. Bene, ci siamo anche con il video, scusate un attimo. Perfetto. Accademia Unidee eredita l'esperienza e l'attività dell'Università delle Idee di Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto. Un'attività ultraventennale che ha visto e vede l'attività prosegue anche oggi, il susseguirsi di numerosi artisti, ricercatori, professionisti internazionali, come docenti e tutor di più di 5.000 studenti che hanno partecipato e partecipano con residenze di breve, medio e lungo periodo. Che cos'è Accademia Unidee? È un'accademia di belle arti e oltre. Oltre perché è un'accademia che nasce nel cuore di una fondazione d'arte, un luogo dove la sperimentazione e la pratica artistica sono da sempre di casa. Oltre perché è un'accademia che propone una formazione realmente multidisciplinare, un luogo dove imparare a fare arte, a creare, a progettare, studiando le tecniche artistiche e di progettazione, ma anche le scienze applicate, la filosofia, l'economia, la sociologia, perché per progettare la società e migliorarla è importante conoscerla nei suoi aspetti fondanti. Oltre, perché si studiano materie innovative che danno un bagaglio culturale e umano unico, ad esempio social impact, change making, storytelling design, neocolonialismo, progetto di filiera. Oltre perché è un'accademia che è al centro di una rete internazionale di persone, organizzazioni e istituzioni di eccellenza e del cuore produttivo del Made in Italy. Oltre perché tutto questo è presente in tutti e quattro i nostri corsi triennali post-diploma: arti visive, social engaged art, design, social innovation design, nuove tecnologie per l'arte, Media Arts and Social Transformation, Fashion Design, Sustainable Fashion Design. Oltre, perché tutti i nostri corsi lavorano sulla sostenibilità, che è la sfida più importante del nostro presente. Oltre, perché ti diamo tutti gli strumenti, compreso uno spazio atelier personale, per dare il tuo contributo a realizzare i tuoi progetti, come stanno facendo i nostri ospiti. Ringrazio Clara Pogliani che ci seguirà tutto il talk nella regia e ringrazio per l'attenzione. Ora lascio la parola a Michele Cerruti Butt. Internet è sostenibile? Buongiorno a tutti, grazie Saverio della presentazione. E intanto ringrazio Clara per la regia e tutto il gruppo che ha organizzato questa presentazione e anche tutte le persone presenti. Intanto chiedo a Vincenzo, ad Aria e a Marco di entrare nel talk, così saremo tutti presenti. Come vedrete, oggi è un momento molto interessante perché parleremo di un tema che per noi è fondamentale in questo periodo di pandemia, come la sostenibilità di Internet. Siamo sempre un po' a chiederci se Internet sia o meno sostenibile. In fondo, sì, siamo online, per cui ci spostiamo di meno, produciamo di meno, l'inquinamento è minore, però tutti sappiamo, insomma, in queste settimane, da una parte inizialmente c'erano alcune fotografie, no, dall'alto,
della Cina, dell'Italia, dell'Europa, in cui si mostrava una pianura padana più libera, una Cina meno inquinata, un'Europa generalmente che sembrava più inquinata. Però in realtà i dati degli ultimi giorni ci mostrano come le emissioni di CO2, il livello di CO2 in realtà è assolutamente costante e molto simile a quello dell'anno scorso. Allora com'è possibile, visto che siamo sempre online? Ma internet è sostenibile o no? E la risposta è no. Per cui, come dire, il nostro talk si intitola con una domanda: internet è sostenibile? Social network, new media, social change? Ma in realtà la risposta per noi è molto chiara: no, non è sostenibile. E non è sostenibile per una serie di ragioni diverse. Non è sostenibile dal punto di vista ambientale, perché sappiamo benissimo che i data center su cui ci appoggiamo, il cloud su cui ciascuno di noi posta le sue cose e le mette online, in realtà è tutt'altro che come dire, invisibile, virtuale, ma ha un impatto sull'ambiente molto importante in termini di emissioni, in termini di consumo di energia elettrica. Pensate che un selfie, più o meno, postare un selfie, produce 5 grammi di CO2. Allora un selfie è quasi inquinante quanto una bottiglietta di plastica. Ma non è solo poco sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale. Pensiamo alla quantità di dati che anche in questo momento, mentre io parlo, stiamo regalando alla rete, di dati personali che riguardano la nostra identità, il nostro essere individui, stiamo regalando alla rete e al sistema, diciamo, di regolazione, di gestione delle multinazionali e della gestione di internet, no? Di questo iperoggetto che non si capisce bene che cosa sia, ma c'è. E non è solo una questione, come dire, ambientale o individuale, ma c'è un impatto sociale anche su chi produce i dispositivi, per esempio. Sappiamo bene che produrre oggetti come questo o come il computer che stiamo utilizzando riguarda una situazione geopolitica internazionale che è molto, molto pesante, molto importante. Sappiamo benissimo che il coltan, per esempio, o altri materiali particolarissimi che servono a produrre i dispositivi vengono prodotti, gestiti, lavorati da popolazioni, da gruppi di lavoratori che lavorano in condizioni di lavoro molto discutibili. Ecco, internet non è sostenibile, per cui togliamoci dalla testa che mentre siamo qui a parlare di sostenibilità online ci siamo tolti il peso perché non ci siamo spostati di casa, non abbiamo usato mezzi di trasporto inquinanti, ma togliamoci dalla testa che questo abbia un impatto positivo rispetto al mondo, alla società e agli individui. No, internet non è sostenibile. Però ne parliamo non solo con me, che sono qui un po' a moderare. Io nell'Accademia Un'Idea mi occupo di coordinare l'attività didattica, sono il coordinatore accademico e sono un urbanista, e insegno, faccio ricerca sulla città, ma in Accademia Un'Idea mi occupo di costruire i programmi formativi, di gestire, di lavorare insieme ai docenti per costruire questi progetti. Avete sentito da Saverio, ci sono 4 corsi triennali. Uno di questi, e quello in particolare su cui ci concentriamo oggi, da cui prendo un po' spunto anche questo talk, ed è il corso triennale Media Design. Media Design and Social Transformation. Arti multimediali, il progetto della multimedialità e trasformazione sociale. Perché ci occupiamo di sostenibilità. E allora parliamo di questo tema, la sostenibilità o meno di internet, con queste 3 persone. Uno è Vincenzo Estremo, che è docente, ricercatore italiano, però lavora moltissimo sul piano internazionale tra Italia e Austria, soprattutto proprio sul tema dell'impatto di internet sull'ambiente e non solo. Un'altra è Aria Spinelli, che vedete, che è un'artista, curatrice, attivista, insomma un profilo molto complesso, che a un certo punto del suo percorso si è accorta che non era più sufficiente fare arte, bisognava a un certo punto impegnarsi in qualche modo o lavorare per trasformare un immaginario. E poi ne parliamo con Marco Liberatore, che vedete e non vedete, capirete dopo perché vedete e non vedete. È una scelta questa di non apparire con la faccia, ce lo spiegherà lui stesso. Marco fa parte di un collettivo che si chiama Ippolita,
uno dei collettivi più importanti in Italia, è stato ed è uno dei collettivi più importanti rispetto alla cultura hacker. E insomma, insieme a queste tre persone cercheremo un po' di capire perché e come internet sia o meno sostenibile e che cosa si può fare da individui, da artisti, da studenti. Allora incominciamo subito con Vincenzo e chiederei proprio a lui, insomma, che si è occupato di sostenibilità, di provare a dirci che facciamo se internet non è sostenibile. È un problema di visibilità, è un problema di impatto. Che cosa significa dire che internet non è sostenibile? Allora, innanzitutto grazie per l'invito, grazie per il talk, grazie per l'introduzione, Michele. Sono molto... Vincenzo non si sente molto bene. Uno, perché fondamentalmente non è capito, non si sente bene, ma è la qualità del microfono. Senti? Sì? Prova a togliere un attimo il video e poi lo riattacco quando parla qualcun altro. Allora, credo che questo tema qui sia, in un certo qual modo, stia arrivando anche in maniera abbastanza violenta sui nostri tavoli di lavoro, soprattutto anche a causa della pandemia globale. Ma io vorrei partire con qualche dato. Questa è una ricerca che Greenpeace, l'associazione che penso tutti quanti noi conosciamo, ogni anno conduce sull'impatto dell'infrastruttura della rete, e poi magari qualcun altro parlerà di che cos'è l'infrastruttura di rete e perché è differente da internet e che cos'è invece in realtà la complessità della macchina internet. Fondamentalmente il Greenpeace dice che in proiezione nel 2020, questo studio è di 2 anni fa, in proiezione nel 2020 solo i servizi di cloud, quindi molto banalmente per comprendere tutti quei servizi che ci permettono di archiviare le nostre immagini, i nostri selfie, le nostre mail, i nostri video postati su YouTube, avrebbero consumato 1.963 miliardi di kilowattore, a fronte di un consumo di 623 miliardi di kilowattore nel 2007. Quindi io partirei proprio da questo punto, e partirei e condirei questo dato con un altro dato. Nel 2010, solitamente il 2010 viene indicato come l'anno del cloud, ovvero l'anno in cui i servizi sono andati sul cloud, sono andati su questa nuvola. Adesso, perché tu citavi giustamente la questione della visibilità? Perché la questione della visibilità è determinante per provare a comprendere quale sia l'impatto di internet? Perché le strategie, diciamo così, le strategie di comunicazione, le strategie di storytelling legati ai media digitali hanno sempre di più veicolato un messaggio di un internet diafano, un internet intoccabile, un internet leggero, un internet non impattante. Ecco quindi che si è creata una sorta di condizione quasi preconcetta, secondo la quale stare a casa, non spostarsi, utilizzare i mezzi digitali non avesse un impatto. Ecco, il punto, uno dei punti che secondo me i media attivisti e le persone che, come gli studenti, e mi auguro i futuri studenti dell'Accademia Unidee, devono iniziare a considerare è proprio quello di rendere visibile quello che non è visibile. Ovvero l'inquinamento, l'impatto di internet c'è, ne abbiamo le prove, lo sappiamo, conosciamo questi dati, oggi siamo in grado di vedere anche quello che fondamentalmente non vediamo. Di visione è un processo del tutto diverso rispetto a quello che era il processo di visione di una volta. Quindi non è più una visione biologica, non è più una visione fenomenica, lasciatemi usare questa parola che viene dalla filosofia, cioè quindi non è più una visione del quel che vedo, quello che mi è di fronte, ma in realtà è una visione
numerica, una visione informatica. Quindi quando Michele dice sì, siamo stati a casa in tutto questo periodo, però questo stare a casa non ha permesso alle emissioni di CO2 di abbassarci, perché fondamentalmente una delle grandi fabbriche che produce il CO2 insieme agli spostamenti aerei è proprio la fabbrica di internet. Quindi internet non è sostenibile, però io aggiungerei internet in questo momento è indispensabile. Quindi la questione che dobbiamo in un certo qual modo provare ad avviare da questo momento in poi è svelare tutti i meccanismi che sono meccanismi in un certo qual modo viziosi o quantomeno oziosi della macchina di internet, e provare a convertirli e riconvertirli. Scusatemi se uso una forma retorica, però si è sempre detto che questa pandemia poteva offrirci una possibilità. Ecco, una prima possibilità è quella di concepire e regolare la nostra presenza digitale, la nostra, cioè le abbuffate di streaming, come le ho descritte in un articolo che ho pubblicato qualche settimana fa, le abbuffate di internet, questa bulimia da contenuti streaming è una delle abbuffate innocue, no, hanno un impatto. Ecco, noi dobbiamo iniziare a svelare quell'impatto, noi, e quando parlo di noi mi immagino già gli studenti e i futuri ricercatori che lavorano su questi temi, per provare poi dopo a riconvertirli. Grazie, ed ecco, parlando di svelare, mi piace introdurre subito Marco, no? Perché avete visto come Marco non è visibile, ha una copertura. Perché, Marco, sei velato? Che forse penso che questo abbia a che fare in qualche modo con l'identità, no? Questi temi che toccavo velocemente prima. Forse tu stesso ci puoi spiegare perché essere velati, non velati, svelati, e qual è il tema dell'essere online, dell'essere delle persone online. Ma innanzitutto buongiorno a tutte e tutti. Un primo motivo è molto semplice ed è dovuto al fatto che faccio parte di un gruppo di ricerca interdisciplinare che si chiama Ippolita, e in quanto tale non è tanto interessante quello che ha da dire la persona che ha il mio nome e il mio cognome, quanto concetti e le ricerche fatte dal gruppo. Questo è un primo motivo. Diciamo, poi c'è un motivo un po' così di provocazione, visto che siamo proprio su una piattaforma che è una delle piattaforme più utilizzate al momento, e se si dovessero andare a verificare l'impatto ambientale di tutte le call, i seminari e le altre attività che si stanno facendo attraverso Zoom, l'impatto anche solo in termini energetici sarebbe davvero enorme. Ma non è solo questo, è anche il fatto che siamo, come dire, la maggior parte delle persone che vedo collegate e io stesso, ovviamente per motivi di chiarezza, direi, sono collegate con il proprio nome e cognome, come a azzerare, nel tentativo di azzerare, la distanza. E questo azzeramento della distanza è di fatto una specie di autoinganno che continuamente ci diciamo ogni volta che ci colleghiamo attraverso una piattaforma di qualche tipo, una piattaforma di comunicazione di qualche tipo. Perché dico questo? Perché di fatto, come ha accennato brevemente giustamente Vincenzo Estremo, di fatto quello che succede è che queste comunicazioni sono sempre mediate, non sono immediate. Nulla di più lontano dalla realtà, sono mediate da una come dire, infinita serie di strumenti, dispositivi, macchine, protocolli che rendono possibile il fatto che ci stiamo parlando in questo momento. Solo che
come agiscono queste macchine, questi strumenti, questi dispositivi, non è dato per scontato, non è detto che debbano agire tutti nello stesso modo e questo, diciamo così, se noi cominciassimo a ragionare in maniera più profonda su come si condividono i dati e come si sta online, allora forse si comincerebbe a intravedere una diversa possibilità appunto di praticare questa vita online, la trasmissione di comunicazione mediata dagli strumenti tecnologici. Perché non dobbiamo dimenticarci che siamo su un servizio che è un servizio commerciale. Chi ha messo in piedi Zoom non l'ha fatto certo per beneficenza, lo fa per trarci un profitto. E com'è possibile che queste persone traggano un profitto da una piattaforma gratuita? È molto semplice, noi usiamo questo slogan ormai da un po' di tempo, però è molto efficace e ricordiamo sempre che se è gratis la merce sei tu. Cosa vuol dire che se è gratis la merce sei tu? Vuol dire che queste piattaforme commerciali sono tutte tranne che neutre. In questo caso specifico, in questo preciso momento, quando noi abbiamo dato l'assenso per partecipare a questo seminario, abbiamo dato l'assenso al fatto che i dati prodotti attraverso questo nostro seminario possono essere utilizzati dalla piattaforma in una miriade di scopi diversi. Questo non è un mistero, basterebbe andarsi a leggere i termini del servizio. Ovviamente, se non è gratis la merce sei tu, vuol dire che qualcuno in qualche modo riesce a rendere profittevole lo scambio di interazioni tra esseri umani attraverso il dispositivo. Come lo fa? Attraverso una serie di tecniche che vengono di solito riassunte attraverso una formula che è il quantified self, cioè la quantificazione del sé. La quantificazione del sé avviene ovviamente attraverso degli indici numerici che vengono come dire, stoccati nei data center e vengono poi analizzati da una serie diversa di algoritmi per trarre tutte le informazioni che servono alle piattaforme e che rendono questi dati poi vendibili. Sono di fatto il riferimento che sto facendo adesso è proprio rispetto ai cosiddetti big data. Ora, il punto qual è? Che noi pensiamo e stiamo di fatto comunicando a livello immediato, solo che l'unica cosa di immediata è proprio questa, tutto il resto è di fatto una continua ridondanza di informazioni. Questa ridondanza di informazioni occupa uno spazio fisico e ha un consumo. Ma la domanda che ci dovremmo porre, una delle quantomeno domande che ci dovremmo porre è: cosa stiamo facendo quando ci colleghiamo? Come rendiamo questo tipo di comunicazione? Qual è la responsabilità nostra in questo tipo di comunicazione? Stiamo effettivamente, come mi auguro in questo caso, scambiandoci delle informazioni utili oppure no? E cominciare in qualche modo a introdurre una serie di domande che possano mettere in dubbio le nostre pratiche digitali, che in qualche modo sono delle pratiche comuni, ma che non vengono quasi mai problematizzate. Ecco, questo è il primo passo per capire come eventualmente forse poter rendere internet più sostenibile di quanto non sia adesso, che è un disastro. Grazie Marco, molto interessante tutto questo, soprattutto perché parlando di responsabilità e parlando di che cosa possiamo fare,
mi viene un po' da dire che in fondo siamo, come dire, dentro una grande scatola, no? Dentro un grande immaginario che è quello di questo internet che abbiamo detto che sembra essere così sostenibile, ma in realtà non lo è. Questo internet che sembra libero, ma in realtà non lo è. Che sembra efficace, sempre funzionale, sempre, no? al massimo dell'efficienza, ma in realtà non lo è. Insomma, dentro un immaginario molto fragile. E parlando di immaginario e di responsabilità, vorrei proprio chiedere ad Aria che cosa ne pensi, proprio tu che in qualche modo, anche proprio col tuo progetto di vita, sei in qualche modo passata attraverso anche tutta questa dimensione di un immaginario, la possibilità di agire, di cambiare quell'immaginario. Ecco, come ci possiamo porre, ecco, in quanto artisti, in quanto curatori e attivisti, in qualche modo, di questo mondo, di questa realtà? Ma penso che quest'ultimo punto che ha espresso Marco è importante nella misura in cui ci dobbiamo chiedere noi che ruolo abbiamo. E allora all'interno del mio percorso come curatrice mi sono sempre occupata di arte che avesse l'intenzione di interagire con contesti sociali o con processi politici o con processi attivisti. È sempre stato un po', diciamo, il mio pallino. Nel momento in cui ho cominciato a lavorare su progetti di mostra o progetti partecipativi, mi sono resa conto che poi non era chiaro qual era il ruolo della pratica artistica, non era molto chiaro nemmeno quale potenzialità potesse avere quella pratica all'interno di quei contesti sociali e all'interno di quei processi politici. Per questo mi sono data allo studio e ho finito un dottorato e con l'aiuto della filosofia sono riuscita a capire che mi interessava fondamentalmente il ruolo delle arti visive politicizzate o socialmente impegnate all'interno o con immaginari sociali. Poi ovviamente il termine immaginario è un termine ipercomplesso che ha una storicità sua e una letteratura enorme, per cui è importante prima di tutto chiedersi che cos'è l'immaginario. Dal mio punto di vista io mi occupo di un immaginario sociale, quindi un immaginario che ha la ricaduta diretta su come le persone nel loro piccolo e nel loro individualismo poi alla fine attivano determinate pratiche. Questa ricaduta molto spesso è dipeso da sistemi più grandi del singolo, quindi noi ci troviamo anche all'interno di un mondo in cui l'immaginario è quello di un governo, l'immaginario è quello di uno Stato, l'immaginario è quello di una nazione. Tutte queste narrazioni definiscono chi siamo, ma la ricaduta importante, trattandosi di immaginario sociale, definiscono anche come ci comportiamo. E allora all'interno di questo discorso l'arte visiva e l'arte multimediale ha un ruolo importantissimo perché può effettivamente raccontare delle narrative che cambiano questo immaginario, che criticano questo immaginario, che potenzialmente nel futuro possono avere anche delle ricadute su come si comportano le persone, su quale tipo di consapevolezza hanno rispetto a come si comportano nella società. Io nel tempo mi sono appoggiata molto alla filosofia di un filosofo greco-francese che ha lavorato tra gli anni 40 e 50 in Francia, molto legato al troxismo, al marxismo, e che però poi ha avuto un percorso che si è un po' sfociato nella psicanalisi, ed era un filosofo rivoluzionario. La cosa interessante di Castoriadis è il fatto che lui identificava una società in cui era rispettata l'autonomia degli altri, e questo rispetto dell'autonomia degli altri dipendeva da come le persone si organizzavano, da come decidevano le proprie regole, da come decidevano di rispettare l'altro attraverso delle regole condivise, detto in parole povere.
e quindi identificava nell'arte poi questo ruolo di dare visibilità, di dare consapevolezza, come è stato detto oggi. Quando io insegno, cercando di far capire il rapporto tra arte, immaginario e sociale, di solito faccio l'esempio della Guernica di Picasso, non tanto perché è l'espressione emotiva anche della guerra e della violenza che la guerra può avere sull'umanità, ma perché ha rappresentato la storia della Spagna moderna e quindi è diventato il simbolo della nuova democratizzazione, che in qualche modo per tanti ha rappresentato anche una forma di regime, un nuovo regime democratico. Quindi quell'opera d'arte, col fatto che era stato fuori dalla Spagna fino al momento della caduta del franchismo, ha rappresentato molto di più, ha rappresentato un immaginario di una società futura. E allora all'interno di questo discorso le pratiche artistiche hanno questa capacità di rompere con quello che è esistente, di dare consapevolezza, dare visibilità e attivare un processo anche di critica nei confronti di come poi le persone capiscono come si comportano, e il loro comportamento, la ricaduta anche nel quotidiano, ha a che fare poi con questi immaginari imposti anche da sistemi economici politici come quello del capitalismo, oppure nel nostro piccolo anche dal Covid. Il Covid paradossalmente ha iniziato tutta una serie di pratiche politiche, decisioni governative importanti che possono appellarsi a un immaginario che è stato creato anche da poco, e quindi all'interno di questo dobbiamo avere consapevolezza di che cosa ha portato alla costruzione di questo immaginario, e le pratiche artistiche in questo hanno un ruolo abbastanza importante di svelamento, come diceva Vincenzo, ma anche di presa di consapevolezza. Ecco, grazie, devo dire che è molto interessante, perché alcuni di questi fili che state tessendo fanno proprio parte del nostro approccio, dell'approccio dell'Accademia Unidee, dell'approccio dei nostri corsi. Intanto volevo dire a tutte e tutti che se volete fare qualunque domanda potete usare la sezione Q&A, Question and Answers, e in questo modo noi vediamo tutte le domande e possiamo rispondere o immediatamente o anche subito dopo, molto importante. E domande sia su temi specifici, sia sui corsi in generale, sia sull'Accademia. Ecco, dicevo che ci sono tanti fili un po' del nostro approccio, della nostra filosofia, della nostra attenzione, che fanno parte proprio del nostro modo di cercare e di studiare. Anzitutto la multidisciplinarietà. Noi abbiamo parlato di filosofia, abbiamo parlato di economia, è uscita la parola capitalismo, ma anche Castoriadis, che è un filosofo quasi sconosciuto, e poi abbiamo parlato anche di arte, di azione dell'arte. Abbiamo citato Aria, ha citato Guernica, che penso tutti insomma conoscono, un capolavoro di Picasso, che però rispetto alle pratiche dell'arte che cerchiamo di sviluppare ha una piccola differenza, cioè è una pratica che si ferma su un'immagine. Ora, quello che stiamo cercando di fare, che cerchiamo di studiare, di imparare, le persone che vengono da noi cercano di mettere in pratica, invece è un'arte che non solo parte o produce immagini, ma produce processi, produce cambiamenti reali. Lo stesso lavoro di Aria è un lavoro che va proprio in questa direzione, del produrre immagini attraverso il fare, essere così intrecciato nella società da poterla cambiare agendo dentro quella società. E mi viene in mente, qualche giorno fa discutevamo con Vincenzo dei Fridays for Future. Quelli sono proprio una pratica incredibilmente, come dire, sociale, no? Una pratica chiara. Tutti noi siamo stati ai Fridays for Future a Torino, a Milano, in altre città d'Italia, forse anche all'estero, per cercare di cambiare, come dire, quel che sta succedendo, per cercare di avere un impatto diverso sul clima e modificare global warming, no? Il riscaldamento globale e i suoi effetti. Ma Vincenzo, come pensi insomma a questo aspetto? Mi dicevi, ma sì, certo, è una pratica, però quanta consapevolezza c'è nei Fridays for Future?
Sì, infatti la questione di Fridays for Future è sicuramente una questione delicata perché si inserisce in un certo qual modo in una lunga scia di movimenti sociali che purtroppo spesso hanno una forma di elevata obsolescenza, cioè nel senso sono dei movimenti sociali che somigliano sempre più spesso ai device che utilizziamo per comunicare. E provo a spiegarmi, cioè nel senso sono movimenti che per il loro neismo, per il loro essere nuovi, hanno un forte impatto soprattutto sull'opinione pubblica, arrivano spesso a rappresentare una sorta di interlocutore con cui diversi componenti della società si interagiscono necessariamente per poi scomparire più o meno alla stessa velocità con cui sono comparsi. Io mi sono fatto più volte questa domanda e mi sono fatto più volte cioè, e mi sono messo a studiarli per capire dove fosse il problema. Uno dei problemi sono sicuramente gli strumenti diciamo sì, di protesta barra lotta. Ovviamente la parola lotta è una parola che è molto più legata alle lotte sindacali, alle lotte della classe operaia, alle lotte dei lavoratori, però diciamo che sempre di più le proteste contemporanee hanno un ordine sociale. Parlavo con Jeremy Deller, che è un artista molto importante, Turner Prize nel 2001 per questo lavoro bellissimo che si chiamava The Battle of All Grades, e parlando con Jeremy Deller, che ha avuto un passato da studioso e da artista, che ha studiato quindi quasi da etnografo i movimenti operai, io gli ho chiesto, ma dove sono le proteste, che fine hanno fatto le lotte? Ho detto, le lotte oggi sono e possono essere lotte per diritti, lotte su concetti come l'ambiente, la sostenibilità, però, e lì abbiamo parlato, queste lotte hanno un po' le armi spuntate, e uso la parola armi oppure uso un linguaggio guerresco, diciamo così, perché fondamentalmente si basano più o meno sulle stesse strumenti, sulle stesse e hanno più o meno le stesse prerogative della comunicazione. Quindi, in un certo qual modo, creare consapevolezza deve anche essere una forma alternativa alla comunicazione, perché la comunicazione non intende creare consapevolezza, la comunicazione prova a convincerci, non ad avere degli utenti consapevoli. Ecco il ruolo della responsabilità, ecco perché degli istituti formativi come potrebbe essere l'Accademia Unidee sono degli strumenti in cui si debba fare incubazione di consapevolezza e questo lo si fa provando innanzitutto a capire che armi si stanno usando, quindi le immagini oggi come sono concepite e distribuite e prodotte e circolanti, le immagini fondamentalmente altro non sono che uno strumento di un immaginario, mi collego un po' a quello che diceva Ari in precedenza, lo strumento di un immaginario che è un immaginario dominante e non un quindi non un immaginario che intende diciamo così lasciare emancipare chi sta utilizzando. La differenza tra uno spettatore o un utilizzatore, che forse è più preciso, un utilizzatore attivo e partecipe, e uno spettatore è un utilizzatore consapevole e emancipato, è enorme. Non sto qui a citare Rancière perché magari sarebbe lunga, però comunque il punto sta proprio in quello: provare a trasformare la carica innovativa, emozionale e diciamo così è sicuramente vitale dei Free Day for Future in qualcosa che invece si strutturi in una lotta continua, continuativa e fatta di consapevolezza. Grazie, intanto ci sono delle domande, un po' le raccolgo, un po' andiamo avanti. In particolare cioè, alcune domande sono tecniche, allora per alcune domande più tecniche tipo
che tipo di titolo si può avere facendo questo corso, dove troviamo altre informazioni, vi rimando al nostro sito che è www.accademiaunidee.it con due E, come il logo che avete visto prima, oppure info@accademiaunidee.it. Invece per altre domande più specifiche, ce n'è una che dice: ma i social, che ruolo hanno i social nella costruzione dell'immaginario? Questo più per Aria. E poi un'altra domanda, che in realtà è sempre un po' connessa, ci sono delle materie che possono indirizzare verso questo tipo di ricerca? Aggiungo io, ma allora forse è meglio che studiamo filosofia? Qual è la differenza tra studiare filosofia, tra studiare economia, tra studiare architettura, oppure studiare per esempio all'Accademia Unidee, dove si ha invece un approccio, come dire, più trasversale? Ecco, se a quella dei social forse vorrei chiedere a Marco se ha voglia di provare a dire qualcosa e poi proviamo anche a discutere insieme questo aspetto del perché un'accademia oggi può essere interessante. Ma sui social, ci sarebbe tantissimo da dire. In estrema sintesi, non so se appunto riuscirò a rendermi completamente comprensibile, ma ci provo. Allora, ma quando diciamo che le tecnologie non sono neutre, intendiamo dire che configurano mondi perché sono evidentemente costruite in base agli obiettivi e i principi che coloro che si sono messi lì a farle, a costruirle, a inventarle, a progettarle, eccetera, hanno e avevano in mente. E quindi, visto che la maggior parte, quando si dice i social, in realtà stiamo pensando a una categoria ben specifica di strumenti che hanno dei nomi e sono tutte tecnologie commerciali. Il social di per sé è semplicemente uno strumento che permette di rispecchiare, o meglio, ha la pretesa di rappresentare online quelle che sono le reti sociali vere delle persone. Di fatto i social network commerciali, che sono quelli che usiamo tutti noi nella nostra quotidianità, funzionano in modo molto diverso. Funzionano in modo molto diverso perché l'obiettivo di questi strumenti non è mettere in comunicazione le persone tra di loro, è creare un profitto sulla comunicazione delle persone. Sono due cose molto diverse. Capire questa differenza ci può indirizzare meglio nell'analisi e in quella che prima è stato detto, appunto, consapevolezza. Io preferisco dire, riprendendo, come mi ricorda sempre, anzi, una bravissima studiosa che si chiama Rachele Borghi, che insegna alla Sorbona di Parigi, e che ha da poco pubblicato un libro che si chiama Decolonialità e privilegio, lei mi ricorda sempre il pedagogista brasiliano Freire, autore della pedagogia degli oppressi, un libro fondamentale, che c'è una differenza tra consapevolezza e coscientizzazione. La coscientizzazione è un processo che inizia e va avanti, e non è che tu sei cosciente tutto d'un colpo e poi sei salvo. Non è così. C'è un processo di presa di coscienza che inizia, ma possibilmente dovrebbe non finire. Perché non dovrebbe non finire? Perché ci sono sempre nuovi problemi che vengono a galla, e molto spesso questi nuovi problemi che vengono a galla proprio da nuovi strumenti di cui nel frattempo la società, l'essere umano si dota. E quindi i social, purtroppo, quelli che abbiamo in mente noi, sono proprio i dispositivi principali attraverso cui da una parte
si configurano delle relazioni mediate in un senso performativo. Dall'altra contribuiscono a, proprio per questo, contribuiscono a creare, a plasmare una identità delle persone che partecipano ai social, che è un'identità che poi si portano, come dire, si portano a casa, no? L'identità digitale non è qualcosa che inizia e finisce quando faccio login e logout, premesso che praticamente nessuno oggi fa più login e logout, ma siamo sempre tutti connessi continuamente. Ma soprattutto l'identità digitale è qualcosa che sempre ha un è sempre legata al mio corpo, al mio stare bene, al mio battito cardiaco, alle mie scariche di dopamina, al mio respiro e spesso volte anche al mio fegato e alla mia digestione. E tutto ciò appunto viene, come dire, viene gestito affinché lo strumento possa farci stare più tempo possibile collegati, possa intrattenerci il più a lungo possibile, per mostrarci sempre un'altra news, per mostrarci sempre un altro commento, per mostrarci sempre un'altra foto. E così noi stiamo ripetendo in continuazione questo gesto dello scroll, che è il vero gesto, come dire, totemico, culturale di questi anni, un gesto dove io continuamente scrollo una pagina per vedere quello che viene dopo. E questa è una forma di intrattenimento molto sofisticata e che indubbiamente ha un effetto non solo sulla mia sfera personale, sulla mia costruzione identitaria, ma evidentemente, come dicevamo e accennavamo prima, ha evidentemente anche un peso a livello sociale e ambientale, proprio perché se tutta questa comunicazione viene mediata in questo modo, si capisce bene come la caccia al like, la caccia alla visibilità finisce per essere un gioco che non è un gioco, che non ha fine. E questa, se vogliamo, può anche essere una definizione molto sommaria, molto veloce di quello che è la gamificazione, ma magari ci torneremo dopo. Adesso mi taccio, che mi sa che ho preso fin troppo tempo, scusatemi. Grazie. Sì, il tempo sta correndo, siamo proprio agli ultimi minuti, però vorrei rifare questa domanda che ho cercato di dire prima a Daria. Noi stiamo dicendo internet non è sostenibile, ci sono un sacco di problemi connessi alla costruzione dell'immaginario, abbiamo bisogno di studiare filosofia, economia e un sacco di discipline insieme, però stiamo anche dicendo, se andate a studiare all'Accademia Unidee, se studiate in Accademia, questi temi in qualche modo li riuscite ad affrontare. Allora Aria, perché secondo te può essere importante, insomma, è importante poter immaginare di studiare, di costruire un percorso formativo dentro un'accademia e poi non un'accademia qualunque, ma un'accademia che è oltre l'accademia. Per cui un po' questa dimensione che ci raccontava Saverio prima, no? Del tenere insieme tante discipline, del unire il fare e il pensare, del mettere insieme, come dire, dei mondi. Perché è importante studiare in accademia e in Accademia Unidee? Ma penso che innanzitutto quello che deve essere in qualche modo demistificato, perché poi l'arte, o comunque come concepito, tipo io con gli studenti dico sempre, per me la parola che cos'è l'arte, cioè la domanda che cos'è l'arte, è una domanda ideologica a cui non risponderò mai. Parto sempre da questo presupposto, perché in ogni caso le definizioni di arte sono tantissime, dipendono dai contesti sociali, politici e culturali a cui appartengono gli artisti stessi, quindi chi fa l'arte. Poi in più noi ci troviamo in una condizione in cui il settore delle arti visive è diventato anche un mercato d'arte, quindi di conseguenza ha delle logiche economiche fortissime che cambiano il modo in cui
facciamo arte, in cui creiamo arte, cambiano anche le figure degli artisti. E in questo momento la cosa interessante è che l'Accademia si sta riservando, almeno alcune accademie si stanno riservando quest'area in cui l'arte diventa ricerca. Quindi non è più vado nel mio studio e faccio un quadro e oppure stampo le foto o faccio una scultura. No, è cercare di far parte di una socialità che è anche legata alla pratica artistica e cercare con mezzi multimediali di fare ricerca su questioni sociali e su questioni politiche a seconda dell'interesse degli artisti. Allora, all'interno di questo, secondo me, il percorso accademico, quello che insegna insegna che l'arte è interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare, come lo vogliamo chiamare, però fondamentalmente che non è un'espressione a sé, e in questo io mi ricollego anche al mio pallino di Castoriadis, perché lui ha definito molto bene che facciamo tutti parte di una matrice che funziona e che sta funzionando al di là della nostra della sua visibilità e della nostra conoscenza, della sua esistenza. Cioè c'è una matrice che ci unisce tutti, che in qualche modo fa sì che l'arte è già inserita all'interno di questa matrice, e quando viene espressa, quando vengono espresse emozionalità, idee o progettualità, l'arte è già parte di quel contesto socioculturale, quindi di conseguenza per forza deve diventare interdisciplinare. Secondo me, data il percorso che Unidea ha fatto nel tempo, grazie anche all'esperienza ormai fondamentale di Pistoletto, arriviamo a una pratica artistica che ha anche la possibilità e vuole in qualche modo creare delle trasformazioni sociali, e questo rapporto tra arte e trasformazione sociale è effettivamente uno dei macro temi e dei temi più importanti che ha attraversato il percorso della fondazione, che secondo me si ritrova molto nel corso. Per cui sia insomma riservarsi la possibilità di sperimentare e pensare all'arte come una ricerca sulla vita, sul mondo, eccetera, eccetera, e pensare che abbia la capacità di trasformare. Grazie, mi sembra ottimo. Io vorrei chiudere intanto ringraziando tutti voi, ringraziando Aria, Vincenzo e Marco, tutti insegnano, tutti sono parte della nostra faculty, insomma dell'Accademia. E quindi questi sono un po', come dire, i discorsi anche, no? Che si fanno, e anche le persone che si incontrano. Ma non sono solo professori, sono anche, quindi docenti, ma sono anche esperienze di vita. Sono la dimostrazione, insomma, l'esempio, se volete, di un modo di vivere, di diventare qualcuno, di costruire una professione attraverso questo genere di studi multidisciplinare, transdisciplinare e così via. C'è una domanda intanto molto interessante, anzi due o tre, però vorrei anche piano piano chiudere perché sono quasi le quattro, per cui chiederei poi anzi a queste persone di riprendere questi temi, di scriverci assolutamente, tramite noi possiamo poi reindirizzare le mail alle persone che vedete qua in questa sessione. Però le leggo, una domanda di Tommaso dice: buongiorno, le piattaforme decentralizzate costruite su server indipendenti tipo Mastodon potrebbero essere una soluzione dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista ecologico che di preservazione dei dati personali, sì o no? In che modo creare server indipendenti potrebbe essere una soluzione a livello ecologico? Oppure porterebbe alla moltiplicazione di hardware e quindi a maggior impatto? Questo è molto interessante perché va subito nel tecnico. Allora c'è, come dire, rispondo io, poi questa penso che sia una domanda da rivolgere a Marco, ma la sposterei appunto in una sede privata perché il tempo sta finendo. E va nel tecnico, e questo mi riporta ancora al discorso di Aria, dove
quando dice è bene, in accademia è bene studiare perché si usa, come dire, l'arte, si usa questo stesso sistema basato sul fare, vedete, no? Dei laboratori, degli studi, del mettere le mani in pasta, e quindi quando parliamo di tecnologie, di media, mettere le mani in pasta vuol dire avere a che fare con le tecnologie, avere a che fare con i media dal di dentro. Ecco, questo è proprio, come dire, una delle chiavi. Allora, se vogliamo capire in che modo ricostruire l'immaginario, non ci basta studiare i principi filosofici, teorici, ma abbiamo bisogno anche di studiare le tecniche e capire, per esempio, che cosa sia Mastodon, che cosa siano i server indipendenti e in che modo questi aspetti siano connessi. E poi c'è ancora un'altra domanda molto interessante di Sonia. Ma quindi, scusate, posso anche spiare le persone tramite internet? E anche qui si aprirebbe un mondo molto ampio, certamente. Per inciso, alcune settimane fa a Berlino, sapete, con il coronavirus c'è questa riapertura, no? Spinta moltissimo dagli stati, e a Berlino c'è stato un gruppo di attivisti che dice: ma guardate che il cambiamento climatico impatta di più sulle nostre vite di quanto non impatti il coronavirus, per cui riprendere la vita come era prima è un grande errore che non va fatto. E quindi queste persone cosa facevano? Si intrufolavano nelle call, nei webinar, nei talk, come quelli che stiamo facendo adesso, per protestare. Era una forma di protesta, come dire, consapevole e responsabile, che aveva proprio l'obiettivo di agire dal di dentro. Ecco, però vorrei chiudere con un'immagine, che è l'immagine del nostro logo. L'avete visto, intanto appunto ancora ringrazio Ari, ringrazio Marco, ringrazio Vincenzo per questo lavoro, però vorrei chiudere con questa immagine, che è l'immagine del nostro logo, un po' come dire, l'Accademia è un'idea, avete sentito, insomma si basa sull'esperienza di 50 anni di ricerca di Michelangelo Pistoletto, che è un grande artista italiano e internazionale, fondato... costruito questa fondazione per rispondere alla domanda: ma l'arte come fa a cambiare il mondo e come fa a mettere in connessione tutto il mondo? Questo è, come dire, l'obiettivo della fondazione di cui l'Accademia fa parte, dell'emanazione. Però poi c'è questo logo. Ora questo logo, vedete, ha da una parte un cerchio più piccolo, dall'altra un cerchio più piccolo, in mezzo c'è un cerchio più grande. Che questa è un po' la regola che per noi, come dire, è la fonte di ispirazione, insomma, di tutto il nostro approccio. Da una parte c'è la natura, dall'altra c'è la tecnologia, l'artificio, abbiamo bisogno di trovare una sintesi. Da una parte c'è la negatività, dall'altra c'è la positività, e non vanno bene gli opposti. Abbiamo bisogno di costruire un nuovo equilibrio. Ora, questo nuovo equilibrio, questo simbolo diffuso in tutto il mondo, è un progetto che si chiama Terzo Paradiso. Terzo Paradiso perché il primo era la natura, che era un paradiso terrestre. Il secondo era l'artificio e la tecnologia, l'invenzione dell'uomo, che è anche un paradiso, non è un inferno. Però tra questi due paradisi abbiamo bisogno di trovare un equilibrio. Ecco, questo grande progetto, che poi è il progetto della sostenibilità, è il progetto anche dell'Accademia. Quindi mi piace chiudere con questa immagine che resta, che risuona un po' nelle nostre teste, nei nostri pensieri. Ringrazio ancora tutto e vi rimando ancora per qualunque necessità al sito e alla mail dell'informazione, e anche invitandovi agli incontri dei prossimi giorni. Domani ci sarà un incontro interessantissimo sulle arti visive o non visive, vedremo, perché il titolo è: l'arte può cambiare il mondo oppure no? Artisti, creazione, società. E poi ancora giovedì un talk sulla moda, Who Made My Clothes? Chi ha fatto i miei vestiti? La moda può essere sostenibile? La moda è il secondo mondo più inquinante, ecco, della nostra contemporaneità. Allora, in che modo la moda può essere sostenibile? E poi venerdì, siamo tutti designer, ma il progetto che fine fa? Possiamo essere designer non solo di forchette, ma anche di trasformazione sociale, non solo di sedie, ma anche di processi per cambiare il mondo. Ecco, questa è l'offerta culturale della nostra Accademia, del nostro modo di concepire, il nostro modo di essere intellettuali, professionisti e artisti
del futuro. Io vi ringrazio a tutti e ringrazio Clara, la nostra regia, ringrazio Saverio per l'introduzione e arrivederci a domani.